Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i vostri Mitteri, eccoci qui per un episodio di Assassin's Creed Valhalla. Siamo qui tornati con Eivor, pronto a continuare l'avventura odierna. E allora, nello scorso episodio la nostra cara Eivor si è spinta fino al Lincolnshire per aiutare un ragazzo che ora è l'Alderman di questa regione e che è nostro alleato. Ora ho fatto missione e mi sa che il prossimo episodio dovrebbe essere la nostra regione qui, perché in base ai livelli dovrebbe essere prima la nostra regione 4, ma o Yorick, non mi ricordo più preciso, sono le Orbis della missione, dobbiamo vedere. E poi sarebbe qui lo Snotish, sarebbe il livello più difficile. Ma dopo Yorick si bloccherà quello che per me è il livello finale da fare in questo gioco delle alleanze o di scontri con i Templari o gli antichi più che altro, che è Winchester, la capitale del regno di Alfred del Wessex, che controlla il sud. Bene, direi che siamo andati subito la metodo di oggi, ma inizio vi ricordo lasciare like, commentare e condividere, supportare serie e canale. Vi ricordo anche l'attività di seguirmi su vari social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, vi articolo tutti i contenuti offerti e partecipare attivo tra canale community, sondaggi, richieste e discussioni. Inoltre c'è la possibilità anche di abbonarsi per YouTube, apparare il maggior parte sui vettori vantaggi, qui per Gemoji. Video potete vedere prima, che siete di canali abbonati e quant'altro. C'è anche la possibilità di abbonarsi per il canale Viola, infatti vado a fare live su Twitch e YouTube in contemporanea. Sì, dovete seguirmi e dovete supportare il mio lavoro. Bene, iniziamo il saluto di oggi, quindi bando alle ciance, io spero come sempre che il nostro viaggio abbia inizio. Let's go. Vedo che è sempre dovuto vedere Ok, andiamo da Ramin, dove gira. Ora non c'è niente, noi siamo preoccupati, niente. E vediamo un po' se ci passiamo. Possiamo? No, Eivor, non ora. Non se Sigurd è qui. Sigurd è vicino. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Vediamo un po' la mappa delle alleanze e se mi ricordo male. Ah no, c'è il link che ci sono fatto. È un Vishal, in realtà sarebbe già Yorvik. Qui ce la fa Yorvik, la caccia ai antichi. Lo Snotinshire e infine... Ah, c'è anche quello chest che dovremmo fare, ma io andrei verso Yorick, poi farei Snotish e poi andrei a scendere da queste parti. Mi sembra la cosa più giusta da fare. Parlami di Yorick. Hitam ha individuato altri tre bersagli là. Se è così, sei fortunata. I nostri vecchi amici, Yor e Ljufvina, si sono sistemati a Yorick. Godevano di grande prestigio in Norvegia e potrebbero avere informazioni sulla politica cittadina. Mi faciliterebbero il compito. Che pensi di fare? Partirò ora. Sai dirmi dove potrei trovare Yor e Ljufvina? Quando visiti una nuova città, è meglio fare domande al porto. Potresti avere informazioni sconosciute ai più. Io immagino che questo tavolo che davvero viene trapassato ogni volta con un coltello. Aspetta, un bel tavolo. Comunque, qua c'è Sigo e arriva, sempre. Ecco, non ha tutto baciato, ma sempre più avrebbe dovuto essere più. Ah, come cammina. Da 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 da. Oh sì, guarda, è qui un viaggio rapido, se non ricordo male. No. Però più vicino mi sembra questo di qua. Nelle ceste. Quindi andiamo qui, c'è un due caster. E poi ci dirigeremo a Yordix. Ho qui altre due pazzie da razziare. Lo faremo con calma. Ma le Orvishere, la zona più a nord dell'Inghilterra, Northumbria. Ti sta aspettando, ragazzi. È la terza cassa che mi confiscano e senza una spiegazione. Le regole sono regole, ma ci dicono almeno... La festa di Yule è così vicina. Neve, vino, cibo... Tieni d'occhio il tuo argento. Ultimamente è pieno di borseggiatori. Yor e Ljufvina vivono vicino a questo porto. Qualcuno saprà dirmi dove trovarli? Sto cercando degli amici. Mi hanno detto di chiedere qui intorno. Yor e Ljufvina... Del vino? Oh, so dove trovarlo.
Ne sono più che sicura. Yor e Liufvina vivono vicino a questo porto. Qualcuno saprà dirmi dove trovarli. Puoi aiutarmi, piccoletto? Sto cercando degli amici. I nomi Yor e Liufvina ti dicono qualcosa? Quel nome lo conosco. È una donna. Viene dalla Biarmia. Sei sveglio? Parlava strano e allora gliel'ho chiesto. Forse non avrei dovuto. Secondo me devi parlare con il mastro di porto, Grigori. Prima l'ho visto con lei. Ti ringrazio. Questo bambino c'ha da una buona informazione. Non c'è che il mastro di porto. Salute a te. Vuoi aiutarmi a trovare dei miei conoscenti? Sto cercando Yor e Liufvina. Yor? Lo conosco. Sei sua amica? Lo sono. Allora da me non avrai alcun aiuto. E tantomeno lo avrai dagli altri mercanti. Ora, se vuoi scusarmi. Che acidità. Avrà subito un torto da Yor. Mi do due schiaffi, vediamo un po' se... Aspetti. Io cosa devo fare? Ora vattene. Qui al porto è tutto in regola. Tu devi essere il mastro di porto. Da cosa l'hai capito? Tutti ti odiano. Come spiegavo al tuo amico, se ti hanno sequestrato la merce, prenditela con il consiglio. Questi mercanti non sono miei amici. Cerco altre persone. Yor e Liufvina. Conosci Yor e Liufvina? In che rapporti sei con loro? Ci conosciamo dai tempi della Norvegia. Ho abbandonato la mia patria, ma non gli amici. Sarai felice di sapere che se la passano bene a Jorvik. Non mi sorprende. Sono determinati, come me. Mi farebbe piacere rivederli. In una villa circondata da fiori, Yor e Liufvina vivono lì. Che ne dici di pagarmi per il disturbo? Che ne dici se ti mozzo la lingua? Come non detto! Grigori, assai voi. Comunque... Beh. Una villa. Yor e Liufvina devono aver fatto fortuna. Sì. Quello che il mercante lì prima di noi ha minacciato il nostro porto con un'annunciata minacciosa. Eccomi, la casa è questa. La casa è stata saccheggiata. Questo corpo non è né Yor né Liufvina. Pergamene sparse. Il ladro stava cercando qualcosa. Ok, però io non ci capirei adesso per morto. Cioè, non mi No, iniziamo pure, va bene. No, devo tenere questa cosa qui. Il sangue addirittura. C'è stata una lotta qui, che poi è proseguita all'esterno. Il tizio morto. Ci sarà posto che è stato. Vado forse? Ecco qui. Questo è uno dei ladri. La traccia prosegue. Stiamo andando a prendere. Attenzione. Sangue di Tengri! Chi è là? Fatti vedere! Ora! Sono io, Liufvina. Eivor! Eivor! Cosa? Chi ti manda? Sei con loro? Calmati, Liufvina. Sei sconvolta. Mi conosci. Sono un'amica. Davvero? Spunti fuori così, proprio ora. Quelli volevano uccidermi. Ho saputo che c'erano problemi a Jorvik e sono venuta ad aiutare. Giuro sul mio onore. Mi dispiace, Eivor. Non intendevo dubitare di te. Sono stati giorni difficili. Chi erano quelli? Perché ce l'avevano con te? Cercavano questa. Non so cosa sia, ma erano disposti a uccidermi per averla. Un povero soldato di Cristo. Lo conosci?
Ho già visto una lettera simile a Lunden. Questa città è in grave pericolo. Dov'è Yor? Alla casa del re. Ti ci porterò. Nasconditi sotto il cappuccio. Non siamo ancora al sicuro. Se mi vedono sarà un problema. E quindi gli occulti sono qui, che spiego sotto di Cristo. Un po' sotto di Cristo, perché poi lui era un alleato, cioè era quello che comandava. Mi stanno ancora cercando. Sta giù! Possiamo passare oltre. Ecco Yor. Yor! Guarda chi c'è! È un piacere vederti, vecchia amica. Tutti sono i benvenuti qui a Yorvik. È bello sapere che state bene, Yor. Tutti e due. Cosa ti porta qui? Immagino tu non sia venuta per la festa di Yule. Sono qui per avvertirti, guerriero. Una piaga infetta la città. Tre personaggi corrotti e letali. Dobbiamo lavorare insieme per stanarli e ucciderli prima che salgano al potere. Se posso aiutarti, lo farò. Andateci piano. Ehi, non possiamo scorrazzare per la città infilzando e trapassando la gente a piacimento. Volevano uccidermi, Yor. Cosa? Hanno incaricato la Mano Rossa di ucciderla e inonderanno le strade di sangue pur di non farsi scoprire. Ma hanno fallito. Questa è la lettera che abbiamo ricevuto. Lago, la fiamma, lo scrigno. Fanno parte di un gruppo chiamato l'Ordine degli Antichi. Questi sono i loro soprannomi. Ascoltala, Yor. Lei li ha già affrontati in passato. La corruzione ha già intaccato Yorvik. Ma Re Rixige è molto occupato e di conseguenza lo sono anch'io. Non sarà in grado di darci alcun consiglio, purtroppo. Non voglio i suoi consigli. Tutto ciò che vi ho detto rimane tra noi. Ma dovresti presentarmi al re. Dovrò essere in accordo con lui per essere libera di agire. I Pitti stanno vincendo la guerra. Dobbiamo impegnare tutto l'argento possibile per sfamare i nostri soldati. Capisco, caro Farabid. Ma abbiamo dei doveri anche verso i cittadini. La festa di Yule deve proseguire. Basta. Mi state facendo venire un gran mal di testa. Yor, non mi ero reso conto che avessimo compagnia. E non approvo affatto. Re Rixige. Sono Eivor del Clan del Corvo. Bene, Eivor del Clan del Corvo. Come puoi vedere, sono molto impegnato. Yor, forse per un errore di valutazione, ha creduto che tu dovessi interrompermi. Perché? Hai un problema, Yorvik. Sì, lo sto guardando. Un problema che ha quasi ucciso una mia amica. Liufvina è stata assalita dalla Mano Rossa. Hanno saccheggiato e devastato la sua casa e l'hanno inseguita per le strade. Ah, ancora quei farabutti! È sopravvissuta, ma la Mano Rossa è ormai diventata un grosso problema. E a te perché interessa tanto? Sei una specie di mercenaria errante? No, è la Drangra di Jarl Sigurd. Si è insediata nel vecchio campo sul Nin, da quanto ne so. Io sono Faravid, capoguerra di Halfdan Ragnarsson. Il pasciuto spendaccione qui è Audun, il sovrintendente. Ho già visto gruppi ribelli come questi. Attendono pazienti e non appena abbassi la guardia spuntano come erbacce. Se li lascerete fare vi porteranno via l'intera Yorvik. Non è certo ciò che volete, né voi né Halfdan. Oh cielo! Che cosa vuoi? Ditemi ciò che sapete della Mano Rossa e io li spazzerò via dalla città e voi tornerete ai vostri affari. Hanno messo le mani sulle ricchezze di molti cittadini. Hanno preso di mira nobili, mercanti e chiunque potessero derubare. E stanno diventando più forti, come dici tu. Ma preferirei che ce ne occupassimo dopo la festa di Yule. Non è qualcosa che possiamo ignorare. Se non abbiamo i mezzi per occuparci della Mano Rossa, può pensarci Eivor. Fa ciò che devi, ma con discrezione. Non voglio creare panico. Yor, trova i fondi per fornire provviste e birra agli uomini di Farabid. Il resto dovrà bastare per la festa. Ma è come ho detto, noi non... Trovali. È un ordine. Dovrei trovare altro argento. E dove? Nel covo di un drago? Vieni. Torniamo da Liufvina.
Lei saprà da dove iniziare. Non so dire se sia andata proprio come speravi. È andata meglio del previsto. Rixigen non mi ostacolerà. E tutti concordano, la mano rossa va eliminata. Non farne parola con anima. Non possiamo fidarci di nessuno all'infuori di noi. Scegli me! E potrò dimostrare gesta di forza intanto pari a quelle di Thor. Vichingo che, wow, una cosa fighissima. Non so se li prendono a combattere oppure no. Comunque la questione è quanto semplice. C'è questa mano rossa che sta rubando ricchi, mercanti, ma un po' tutti, che hanno disordine. E ovviamente dentro la mano rossa c'è gli antichi. Stanno diventando in questo momento lotta con per loro la gloria e il Valhalla. Il controllo la città di Jorvik. La nostra amica ne ha poco da fare. Mi scuserai per essermene andata. Le gare a chi ce l'ha più lungo mi stancano. Amore mio, mi dispiace per quanto è successo. Avrei dovuto esserci. No, tu hai tutti i tuoi incarichi. E poi un pugno di banditi non è mai stato un grosso problema. Per fortuna non ti hanno ferita. Eivor, se mi cerchi, sono qui intorno. Quando afferri la coda, non molli la presa. Le vecchie abitudini non muoiono. Yor è diverso. Si è placato. La politica può cambiare persino un norreno. Sono felice per lui. E anche per te. Vi siete fatti una certa posizione qui. Forse. Che cos'hai lì? Testi cristiani, i Vangeli, l'Ecclesiaste, l'Apocalisse di Giovanni. La mano rossa li ruba in quantità. Questa città sarà anche nostra ora, ma i cristiani hanno il diritto di pregare chi vogliono. Ma la mano rossa non è d'accordo. C'è di più. Audun teme che ora il loro obiettivo sia l'archivio. Tra questo e tutta l'agitazione al porto, direi che abbiamo qualche pista. Al mio arrivo sono passata per il porto. Il mastro sembrava sospettoso quando ho chiesto di voi. Non mi sorprende. Usa la mancanza di fondi di Jorvik come scusa per aumentare le tasse, come fosse un ordine del consiglio. Yor non farebbe mai un torto del genere, neanche su ordine di Rixige. Il mastro è un ladro e un bugiardo. Avrebbe bisogno di una lezione. Tornerò al porto a dare un'occhiata. Prova al deposito merci. È dove trattiene i beni dei mercanti. Cosa se ne fa la mano rossa di testi cristiani? È una bella domanda. Comunque sia, saranno disposti a tutto pur di recuperarli. Sono arrivati a bruciare chi si è rifiutato di consegnare quello che volevano. Qual è la più grande raccolta di libri della città? È l'archivio, ma non sono stati ancora così audaci da assaltarlo. Audun lo tiene sotto controllo. Proverò a cercare là. Ci andrò quanto prima. No, tu mi servi qui. Ascolta cosa si dice in queste sale. Presta attenzione a qualunque comportamento sospetto. Mangerei il cuore di un cavallo pur di venire con te. Lo so, amica mia. È proprio perché mi fido che mi servi qui. Tornerò quando avrò trovato qualcosa. E la nostra casa resta qui. Comunque, da questo benvenuto mi sono compiuto. Comunque, abbiamo detto. L'archivio è il porto. Con quel capomastro, diciamo, il cavolo del porto, che davvero è molto... è molto curioso, cioè ovviamente lui potrebbe c'entrare qualcosa, visto che la scusa delle mancanze di soldi aumenta le tasse, quindi crea di soldi. E quando ho detto Evo, come mai loro cercano di rubare i sacchi? Beh, è molto semplice, ma si sa che tu crei con umore tra gli stelle e gli stelle della città. C'è qui, attenzione. Grazie Audun. Queste le porterò con me. Ma certo. Eivor, non è vero? Dimmi, che cosa ti porta al nostro archivio? Sono qui per chiedere dei testi cristiani. Liufvina mi ha detto che la mano rossa li sta rubando. Sì, e li distrugge. Temo che presto punteranno proprio all'archivio. La badessa si è offerta di portare i testi in un luogo sicuro. Si è dedicata anima e corpo a questo compito. Voi mi lusingate, Lord. Cerco solo di aiutare. Badessa Ingeborg, questa è Eivor, nostra onorata ospite dal sud. Eivor si è offerta di liberare Jorvik dalla mano rossa.
Posso aiutarti? Sembra che la mano rossa sappia dove cercare quei libri. Forse qualcuno li sta aiutando. Cosa sai dirmi? Sapete qualcosa, questo è chiaro. La badessa ha i suoi sospetti. Per quanto mi rattristi ammetterlo, temo che i sacerdoti tramino qualcosa. Li vedo mormorare, complottare. E il vescovo si aggira furtivo intorno alla canonica e si incontra con i preti col favore delle tenebre. Meglio fare visita a questi uomini di fede. La canonica è sulla via per la cattedrale. Andrò a cercare il vescovo. Devo anche prepararmi per la festa di Yule. Vieni a celebrare con noi, Eivor. Potrai farti una bevuta. Tanto perché Audun, la voce del doppiatore di Doraemon, che se non mi ricordo il nome, ma è un questo doppiatore. Vattene via! Fermo! Ora basta! Vattene via! Ti prego! Perché stai sudando e tremi in quel modo? La mano rossa! Sono ovunque! Ti prego, non voglio guai! Sembra che tutti se ne siano già andati. Perché tu sei rimasto? Aspetto il vescovo! Uno dei miei fratelli ha detto che sarebbe tornato presto. Non so altro, giuro! E dov'è questo prete? Si è chiuso dentro, in quella casa, laggiù! L'ancum canibus adolibitque, felini mendacium et humilis. Sì, sono d'accordo con te. No! Che odore. Sei qui da molto, prete. Chi ti credi di essere per introdurti qui con la forza? Hai distrutto una mia proprietà! Dicono che voi preti vi nascondiate da quando i testi cristiani hanno iniziato a sparire. Di cosa avete paura? Della mano rossa, no? Razziano come e quando vogliono e nessuno si degna di fermarli. Sto cercando il vescovo. Dov'è? Nelle sue stanze. Ha detto che sarebbe tornato dopo essersi occupato di faccende private, ma è passato del tempo. Indicami dov'è. Che cosa vuoi fargli? Ora. Signore, perdonami. Avrei dovuto andarmene con gli altri. Ma dove devo andare? Scusa, sono andato il vescovo con il tizio lì. Oddio, è bruciato, me lo devo un poco lì. Tanto poco. Devo rompere qua, ma no, perché sennò c'è un po' di pazzia. No, prendo queste bestie. Devo essere che non va bene. Molti testi cristiani. La badessa aveva ragione a sospettare del vescovo. Non sapevo che qui l'avevo bruciato pure, non so. Oh oh. Che fetore! Sembra una merda di Surtr. Devo raccogliere il vescovo. Indaga, scusami. Una lettera bruciata sotto il corpo. Ha cercato di nasconderla prima di morire. Poverino. Ai fratelli della luce, con grande dispiacere vi annuncio che non adempirò più i miei doveri della cattedrale. Essi conservati lì sono stati compromessi e non posso più tollerare i metodi della badessa. Che Dio mi perdoni per aver profanato i testi sacri. Fratelli, ascoltate attentamente. La chiesa non è più un luogo sacrato e sicuro. Per scrivere questa lettera temo per la mia vita. Ricordate questo nome, la fiamma. Lei è. Qualcuno sapeva che il vescovo era combattuto e l'ha ucciso per non farlo parlare. È una confessione. Il vescovo ha avuto un ruolo nel distruggere i testi contro la sua volontà. Il resto della lettera è bruciato, ma nomina la cattedrale e la badessa. Forse è lì che ha nascosto i libri da proteggere. Cercate ovunque, in ogni stanza! Deve essere qui intorno! Sono loro!
La mano rossa! Che Dio mi aiuti! Zitto! La mano rossa. Okay. Devo andare. Combattiamo. Bruceremo quella peccatrice come gli altri. Così, è buono. Non posso uccidere solo altri. Quindi con il vesco, va, secondo me trovo per uno. Ehi! Ma che? Ma mi finghi? Non vedo. Togliti la mano di pagana! Ma tu sei pagana per i... Finiremo il nostro lavoro. Cosa? Si può sapere che cosa credete di fare? Questo non è posto per te, prete! Vattene! Blasfemia! Fermatevi subito! Qualcosa ti turba? Badessa, guardate! Stanno bruciando i manoscritti. Perché non li fermate? Perché l'ho ordinato io. Cosa? Le carte che bruciano davanti a te sono un cumulo di bugie. Finché esisteranno, non sarai in grado di vedere il mondo per quello che è. Bugie? Badessa, ma che vi è successo? Noi siamo tutti figli di Dio. Non potete rinunciare a Lui in questo modo, ve ne prego. Siete ancora in tempo per pentirvi. Dio vi perdonerà, sapete che lo farà. La tua mente è stata avvelenata, ma non temere. Noi abbiamo l'antidoto. Daremo un nuovo esempio, un modello per tutti. Voi siete uscita di senno. Non ve la caverete in questo modo, non lo permetterò. Non lo dirai a nessuno. Nessuno potrà sentirti gridare. Se non sopporti di vederli bruciare, brucerai con loro. Voglio che distruggiate tutto. Ogni testo, ogni manoscritto, ogni singolo pezzo di carta. Tutto. È tempo di farla finita. Sì. Fiamma. Adesso è la fiamma. Ucciderà chiunque la ostacoli. Devo mettermi fra lei e la sua prossima vittima. Però è per quello unico che fa male almeno, no? Comunque, cosa che non ho notato, oltre alla cosa che si stiamo mettendo a fare loro, è che... Ora fatto di ferrare si da loro, sono tutte porte uguali. Quindi insomma la fiamma ora è una lotta con tre copie. Devo capire chi sei quella vera. Qua si esce. Vai, di che ti manda la badessa e portami qui tutti i testi. Sì, andiamo. Questo fuoco che mi brucia dentro, l'ho sempre avuto, il desiderio di compiere qualcosa di grandioso. Ma quella via mi è stata preclusa. Giudicavano i miei metodi troppo severi. Mi hanno scacciata, umiliata e disprezzata. Ma l'ordine ha deciso di credere in me. Ha compreso che era il coraggio a guidarmi. Il coraggio di cambiare il mondo in meglio. La via mi è stata aperta. E tu hai scelto di seguirla per distruggere ciò in cui non credevi. Abbiamo visto più e più volte cosa accade quando le persone sono lasciate libere di interpretare. La conoscenza va controllata. Solo così il messaggio può essere compreso appieno. Il giorno in cui la verità sarà una sola, si avvicina. Un'unica verità. Ecco ciò che offre l'ordine.
Questa donna voleva accendere una nuova fiamma, ma con la violenza, non con l'insegnamento. La tua purificazione finisce qui. Il mio lavoro è incompleto, ma non è stato vano. Altri proseguiranno la mia opera, poiché uno dei quattro è con noi. Cosa hai detto? Che significa? Ora me ne andrò. Diventerò fiamma e arderò luminosa per sempre, senza mai spegnermi. A Helheim, dove il fuoco è freddo e crudele. Voleva il fuoco caldo purificato, invece no, è finita nel fuoco di Helheim. Il fuoco che c'è. Vorrei tornare da Ljufvina. Deve sapere che ruolo aveva la badessa. Comunque, cosa importante, devo da dire. Tutto lo parla dell'unica verità, ma la verità unica è semplice, quella della loro verità, ossia che come dire, la verità che conviene a loro. Cioè, questa è la verità che non vogliono. Ci vuole imporre una verità che sia però al loro vantaggio e che loro avendo controllo la verità del sapere la famiglia del mondo. In realtà, non so che togliere il giusto, la verità si impone non con la violenza ma con l'insegnamento, da cui insegna gli altri a capire qual è la vera verità. Ma un'altra cosa che c'è la verità, che può essere, secondo le tue indicazioni. Una cosa importante è che ha detto che uno dei quattro ha bisogno di tempo lui per scoprire qualcos'altro. Ok. Allora, l'unica cosa che mi viene in mente che possa essere sotto me quattro è uno di quattro persone che sono il re e i suoi consiglieri, quindi fosse uno dei consiglieri. Per adesso non ho altre informazioni per te. Ma me ne date le altre, mandate. Comunque uno dei consiglieri o il re stesso sono una parte dell'ordine. Questo potrebbe essere una verità, quindi bisogna stare attenti e girarsi. Questo di ci fidiamo. Dove sta la maschera? Ora fidiamo anche dell'amico lì, ma non sappiamo se non è lui. Cioè, penso che ci sono molti, però magari è stato un espediente, ci crede che lui non sia colpito. Deve fare portare lì, ma vediamo di continuare. Che notizie porti? La fiamma ha smesso di ardere. Era la badessa di Jorvik, Ingeborg. Per gli dei, non l'avrei mai detto. Quest'ordine non ha davvero limiti. No, e spesso sono i più insospettabili a portarne avanti la causa. La badessa intendeva bruciare tutti i testi cristiani della città e distruggerne gli ideali. Ha pronunciato una frase che mi ha colpita. Uno dei quattro è con noi. Quattro? Ma ci sono solo tre obiettivi a Jorvik. Ci sta sfuggendo qualcosa. Maledetti Pitti! Non solo sono i padroni del nord. Quei selvaggi ora vagano liberi anche nelle nostre terre. Yor dice che abbiamo spie sul campo. Li avevamo. Solo una ha fatto ritorno. Una maschera di sangue con le ossa rotte. Che Hel se li prenda! Ljufvina, mi concedi un momento? Anche Yor se c'è. Sì, sono subito da te. Ne mancano ancora due. Le proteste al molo si fanno sempre più assordanti. Prova a indagare. Prima o poi scoprirai qualcosa. Ah! Cosa attacco di ora? Mi scusi, non volevo spaventarla. Però vediamo come un re quattro e sono due consiglieri, il re e il terzo consigliere. Non so che magari uno di questi persone sia uno dei membri che stiamo cercando. Però la fiamma è qui ed è caduta. Ora c'è il lago e mi serve lo scrigno. E anche la morsa, attenzione. La morsa indossa una cappa nera con medaglione. Adesso abbiamo anche un nuovo, diciamo, un nuovo Nitsune 5K. Mentre il Gran Maestro, dopo di lui non si sa poco e niente. Siamo altre persone da incontrare? Non c'è Ljufna, Yor,
Allora, lei... abbiamo tutto, è morto, che deve sapere di lei. Comunque ragazzi, io sono finito qui. Questo è l'episodio di oggi, spero che il video vi sia piaciuto. Intanto vi lasciate un like, commentare la vostra. Se avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, c'è notifiche che usciranno. Seguite sui vari social, Facebook, Discord, Instagram e TikTok. Così per sapere di più sul lavoro, godervi altri contenuti che non ti danno offerti e partecipare in maniera attiva, vedete il canale con i minuti, sondaggi, richieste e discussioni. Incluso la possibilità di abbonarsi al canale di YouTube, barai, mangio pane, se avete il vantaggio, a cui beggia emoji. Vi ci potete prima anche se dei canali abbonati e quant'altro. C'è la possibilità di abbonarsi al canale Viola, in base a quanto vado a fare live su Twitch e YouTube in contemporanea. Se volete supportare il mio lavoro, non seguirmi. Non ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui da Yorvik, la prossima intervento.